Questa situazione con un piano chiaro e specifico sull'immigrazione, ma ha pensato di trattenere tutte queste persone a Lampedusa, che è un'isola di 22 km quadrati. Il governo in questo momento ci sta ricattando, ci sta schiacciando con una dittatura militare, perché sta imponendo le proprie scelte, che sono scelte allucinanti, disumane. E ce le sta facendo accettare con la forza e con il ricatto. Noi non pensiamo che il territorio italiano non possa accogliere 4.000, 5.000, 10.000 persone. Questo qua è un torto all'intelligenza, perché se l'Italia, se il governo italiano non riesce ad accogliere 10.000 persone, allora si dimettessero, perché questo è il minimo che può fare l'Italia. Quando si salva la gente, non si salva la gente mai contro qualcuno, si salva per qualcuno. Quindi noi siamo sicuri che questo nostro lavoro si potrà riprendere con la piena partecipazione, come è sempre successo, delle persone che conoscono il mare e sanno come il mare sia pericoloso. Nostra... Sì, quello è di 200 che c'è persone, la barca da 200 è fuori. No, è alla deriva. Perché sono pieno alla deriva le barche, e a fondo. Chi le mette a fondo? Ho perso una rete, io mi costo 1.000 euro. Io adesso lo chiamo l'avvocato, perché i barchi non si lasciano alla deriva, e a fondo. Si portano a terra. Le barche loro sì, le barche dei clandestini lasciano, vedete, lasciano alla deriva, comanda, io ho perso una rete. Poco fa, vedi, vengo dal mare, ho perso una rete qui, fuori al Capo Ponente. E ce n'è 10 a fondo, e la deriva pure. Perché non le portano le barche a terra, che ha portato le persone? Dov'è la barca? Noi adesso vado io a maresciallo carabinieri, fratello l'avvocato, perché le barche devono portarle a terra, no, le buttano così alla deriva. Non è giusto questo. Ma sta per il porto, perché ha visto che il porto è pieno. Ma il porto è... No, non ci siamo, il porto è pieno, c'è la gru e le tira a terra. Noi perdiamo le rete, non vogliamo lavorare più.
16 سنة نعيش في تونس جيت لإيطاليا خاطر غاديك العيشة مش باهية فمك ما فماش حقوق الواحد ما عطوهوش حقوقه كل واحد غاديك فد من العيشة كل شيء ويحب يجي لهنا واحد ظروفه مزمرة وميزيريا غادي واللي صار في البلاد الكل ومظاهرات ومع العباد مش تاخذ حقوقها فمك وكل واحد حب يجي لهنا خاطر غاديك البلاصة العيشة غادي مش باهي جينا لهنا بديناها من الأول الثورة غاديك في تونس وقت من البعزيزي كحرق روحه غاديك خاطر الله يرحمه خاطر زين ما يخدمش معاه العباد ما يخدمش معناها الناس questo nome non voglio sentire neanche il mio orecchio perché è rubato tutto, è immaginato tutta la Tunisia, Benali. È mangiato tutto, già è mangiato tutto. Lui e la sua famiglia, e la sua compagna, è rubato tutto. Anche torniamo, non c'è il lavoro. Ti dico la verità. Però qua ci sono ragazzi che studiati, ragazzi che hanno diploma, capito? Pure io c'ho diploma, capito? Ben lì sono vado via, sono andati, ma ancora le come dice italiano, l'erba cattiva non si muore mai. Il ragazzo si chiama Salah Din, giovane della città di Gasrin, va bene? Sono morti dei sparati delle polizie tunisino. Ho visto? Così che si passa? Se noi se vogliamo noi morti così, posso rompiamo da noi. Ritorno, i benalisti ancora esistono da noi. Non ancora esistono da noi, non si partati mai. Va bene? E la moglie di Benalì, sono fratelli, sono ancora di più grave, catastrofe. Quando c'è un pezzo di terra sopra il mare, viene Benalì o qualcuno di loro, della famiglia sua, oh, quanto costa questo? Lui dice non vuole vendere io, mia terra questa, mi ha lasciato mio padre, il padre ha lasciato sua nonna, capito? C'hai circa 200 anni che ce l'abbiamo quella terra. Dice no, quanto vuoi? Esci di qua e rompi la tua casa, il tuo panificio, il tuo... quelle che c'hai. È rotta, la terra costa 500 milioni, ti do 107 milioni e via. Cioè è un casino proprio. Adesso è tornata un po' la calma, però c'è un casino lo stesso. Casino politico. Cioè, non sanno quali con quelli che stanno con l'altro governo che è andato via e quelli, quali sono il governo nuovo. Cioè, un po' di casini tra di loro. E chi paga, pagano i cittadini. Perché quelli che muoiono, muoiono i cittadini, muoiono la gente povera. Quando è successo quella rivoluzione? Non ci sono documenti più, l'hanno bruciato tutti, quella poliziotta del presidente Benalì sparano tutti, non capisco che sono con te, che sono contro di te, allora ho deciso di tornare indietro in Italia qui, no? Non vogliamo il ritorno a Tunisia, non vogliamo, tutto il mondo non vogliamo il ritorno a Tunisia. Benalì, pagare gente per tira, fratello di Gheddafi. Lui, il fratello di Gheddafi, ok, pagare di 1000 euro, 15.000 euro per loro, prima prendere una carabinieri così tira. هربنا من الكرتوش وهربنا من كل شيء وعملوا فينا غاديكا جينا لهنا هربي مش نقعدوا هنا ونرتاح وشوفوا نرقوش راحتنا هنا في إيطاليا هذه عملية قول عملية دي كويست عملية قول زدت منا خير المغادية ما تو هي انكورا يبونتي سي انكورا تشيل بينت اكو الكوزة دي لابستولا l'hanno sparato alla Tunisia. هكا هو بدات الثورة العباد الكل مع بعضها، العباد تخرج تعس في الليل، ما خرجونا كل الميليشيات وكل شيء، العباد خرجت تولي تعس في الليل وتسهر مع بعضها، من الصباح ليل كامل ما ترقدش، نشدوا فما عصابات شديناهم وخرجنا في مظاهرات، وشاركنا معاهم هكا هو. Oh,
siamo arrivati qui con le barche, e pagati veramente caro, noi siamo pagati 2.000 dinari, sarebbe 1.000 euro. Abbiamo giovani, vecchi e bambini e donne, anche con la famiglia sono arrivati qui. Ricebna fi shqaf, hadna qrabat 3 ayyam fi shqaf al batt w tkasser bina fi sidd fost al ma' 3 ayyam la klina la shrabna w wahed qad shaf al mout b'ayneh وفي البحر غاديكا وبعديك جت سكادرة تليانية هزتنا لهنا جابتنا للشنترو siamo stati un giorno persi nel mare poi sono venuti le guardie costiere ci hanno tirato fuori c'è una capo che ti porta per un furgone o un camioncino ti porta nel mare prende i soldi e scappa però questo dicono che loro anche della famiglia restano di merali questi che fanno queste cose ti dico la verità non è gente normale Però io non lo so queste persone, non lo conoscevo prima, però dicono che restano di Benalì. Questa, diciamo scusa per questa parola, la monezza di Benalì. Io voglio partire a Lampedusa, partire per prendere una caffè. Dopo ho chiamato qualcuno che fa l'organizzazione per fare la barca per andare a Lampedusa. Io pagare 2.000 dinari, 1.000 euro, ok? Lui dopo chiamami alle mezzanotte a spiaggia di... Sango, a spiaggia di... Tu mi conosci? Allora, detto alle mezzanotte, tutto il mondo arriva alle mezzanotte, questo. Non c'è niente, non controllo, non polizia, no, niente. Tutti matti, ma tutti su la barca e la barca andati. 10 ore, 18 ore per arrivare a Lampedusa. Bene. Noi siamo la prima giorno che è arrivato qui troppo stanchi, siamo passati 25 ore al mare, l'acqua sotto, sotto la barca, troppi veramente acqua così. E siamo stanchissimi, non dormi, non mangio, non bevi, non faccio anche il bagno, scusi, la verità. Come ti sei fatto male? Sopra il barco è caduto perché non sono i marinari, diciamo, è caduto fino a fatto così. Siamo andati a Sfax, quella è una città vicino del mare. Abbiamo stato in una casa abbandonata così quasi due giorni. Dopo è arrivato quelle persone che la portano in Italia, hanno detto che ci siamo 83 persone nella barca. No? Tutti in buio, non abbiamo visto niente, quanto era così. C'è la luce, abbiamo visto, nel contatto ci sono di più di 120 persone in una piccola barca. E il meccanico ha visto che c'è l'acqua dentro, lui non vuole fare paura di noi, non ha detto che c'è l'acqua dentro, ha detto tranquillo, ci siamo. E quando siamo arrivati in Italia, prima di arrivare in Italia, c'è l'elicottero che è arrivato, da quella guarda costiera, come si chiama, del guarda finese. Hanno visto noi, siamo tanti, e l'acqua dentro. Non ho guardato, dopo sono andati via. Abbiamo pianto, ti giuro, tutti. Ci sono anche gente che non sono giovani, 35 anni, l'hanno pianto. Perché abbiamo pensato che noi muoiamo in quel giorno. No? كي ركبنا في البحر معناها وش والبط والرزن بدات العباد تضرب في بعضها وترمي في رواحها في الماء وعباد يرميوا فيهم في الماء وشفت فما عباد ماتت قدامي وليت نبكي وحزنت معناها كي ريتهم هكاك وما نجمتش نقعد نخزر وليت نبكي وقعدت بعيد وريت العباد موتة وكل شيء هاي ريت فما زوج ورماوهم في الماء فما اللي ضربوهم بالصواطر فهمت ورماوهم في الماء وقعوا Piano piano siamo arrivati, è arrivato un altro elicottero con quella delle guardie finesse, hanno portato fino a qui a Lampedusa. E quando siamo saliti sulla quella barca delle guardie di finesse, la nostra barca è caduta nell'acqua. Anche abbiamo incontrato gente nell'acqua, sono morti così nell'acqua dentro. No? Ogni giorno esci da Tunisi
così quasi 8-10 barche, non riescono solo 2-3-4 per arrivare fino da qui. Gli altri tutti muoiono. Non lo sappiamo cosa facciamo adesso. L'Europa è il paradiso per noi. L'Europa è il paradiso. Il paradiso. Guarda. Guarda l'ossigeno, che bello là. D'altra parte, l'ossigeno crimogeno. Non so, non vedo niente di buono qua. Peggio dell'Africa. Vogliamo che ci aiutano e basta. Prima di tutto, a spostarci da qui. Perché qui non si può. Già sono Lampedusa 5.000 gente che vivono qua. Più noi siamo più di 4.000, non si può vivere così. È piccola Lampedusa. Pensavamo di trovare un aiuto, non di stare al peggio della Tunisia, capito? Ma qua gli aiuti non ci arrivano. Io chiediamo al governo, ma qua la gente stanno aiutando quello che possono. Ma il governo non sta muovendo. Perché? Perché la governo? Perché? Perché fai così? Perché? Da non spiegare questo. Se non la vivi, non lo sai spiegare questa posizione qua. Perché davvero, davvero siamo nella merda fino al collo. E nessuno si capisce, capito? Parli con questo, ti dici due parole, vuoi parlare con l'altro. E le stesse parole si dicono tutti i giorni. Domani ti spostiamo, domani troviamo un posto per dormire, domani ti portiamo da mangiare. Le stesse cose si dicono tutti i giorni, ma non si fa niente. Un inferno praticamente, peggio di prigioni. Prigioni ci sta bene. Almeno mangi, c'hai l'ora, mangi, dormi. Più che altro ti vesti, ti fai la doccia, stai bene in prigioni, peggio di qua. Qua non sai cosa ti aspetta. Vai sotto il camion a dormire, non trovi un posto. Devi dormire all'aperto, vedi, all'aperto fa freddo. Uno si congela di freddo e non può neanche dormire. Dormi tutta la notte, fa un sonno di un'ora. E di nuovo la stessa cosa, comincia al mattino, la stessa cosa. Vogliamo un aiuto noi. Ti fa fanculo per la governata d'Italia, fa fanculo per la governata d'Europa. Questa è la libertà, guarda l'Occidente, la libertà. Non l'Occidente, il crimogeno, della gente, la polizia che tira. Vai, fai la vacanza adesso, vai. Andate a Tunisia adesso e guarda la militare che tira. Fa fanculo per Berlusconi, Benalì, tutti. Mamma Obama, figlio di puttana. Bravo. Non è che non vogliamo avere un destino, dovete capire le conseguenze, bisogna al centro di accoglienza, ci stanno 700 posti, e questa gente li affollano, li mettono lì in un mucchietto di 4.000 persone con due bagni e dei materassi, diciamo, quelle che ci sono. Come fanno a trovare queste persone? Come fanno a vivere? Li stanno trattando male, speculando. Questi ragazzi che vengono a Lampedusa, vengono per andare a Milano, a Torino, a Firenze, a Bologna, cioè non vengono per venire a Lampedusa e rimanere incarcerati a Lampedusa. Se questi qui sanno che rimangono incarcerati a Lampedusa, fare una rivolta a rovinare l'isola. Cioè, il problema è quello, cioè, il problema è che questi qui devono andare via da Lampedusa, non possono venire a Lampedusa. A noi di stupro non ce ne fanno, cioè non fanno, però sono venuti a Lampedusa per andare via da Lampedusa, non per rimanere a Lampedusa.
e fanno bene quelle che stanno facendo, che vogliono la sua libertà. Diciamo da mangiare ho mangiato due giorni. Un giorno mangio e tre giorni non mangio. Qua senza doccia, senza bagno, dormiamo fuori per strada. Non si può vivere qua, non si può vivere. Ci manchiamo tante cose. Io tre giorni che sopra le montagne senza coperta, cinque persone e due matalassi. Dormire a strada, io va male, dormire. No, se sette giorni fa è giusto, è schifo. Sono schifo, sette giorni non fai doccia. Perché? Ti dico una cosa, due, tre giorni ancora, non usciamo di qua, in mezzo da noi morta, perché c'hai puzza. Ti fai la malattia, capito? C'hai troppo puzza. E io per questo mi piace che dormo sopra la montagna e non dormo in mezzo di cento, perché è sporco troppo. Puzza, puzza, lo sai che significa puzza? Troppo puzza. Il centro il mekla, dima, khaiba, misbehia. واحد فد غاديكا ومحصور ما عندناش وين نرقدوا نرقدوا الكل بجنب بعضنا محصورين في التراب وفي الجبل ولا خطا ولا حد شيء هكاك ولا خطا ومسخه والماء بارد والماكله مش باهي حتى طرف واحد فد معناها يدزوا فينا ويضربونا يهنتلونا كل شيء معناها ما عم بالهمش بحد شيء Thank you.
Brunovic, guarda là, dappertutto, c'è la... Adesso l'acqua entra dell'altra parte, visto? Non siamo qui una settimana, di più di una settimana. Non sappiamo cosa facciamo adesso, non sappiamo cosa facciamo. On veut sortir de Lampedusa, mais la police quand attrape les gens prend l'argent. Et les Italiens non. Les Italiens disent bienvenue, mais la police nous garde ici, on ne sait pas pourquoi. Noi non vogliamo stare in Italia, un ponte d'arrivo l'Italia, vogliamo spostarci da qua. Andavamo in Europa, giriamo, ma non siamo in Italia, perché l'Italia non... un ponte d'arrivo, come dico. Qua arriviamo da Tunisi, il primo punto qua, non c'è altri paesi. Vogliamo che ci danno il foglio di via, di 5 giorni ci andiamo da qua. Io vorrei vivere a Parigi. Io vorrei vivere a Parigi, perché la mia donna a Parigi. Una francese, una donna francese. La governo tunisino non voglio io che prendere il passaporto per andare a Parigi. Quanto costa l'euro per andare a Parigi o per andare a... 1.000 euro? Guarda, c'è 1.000 euro là, 1.000 euro per andare. Io pagare per l'euro. Io non ho bisogno del governo italiano per pagare per me, per io prendere l'euro. Non ho bisogno del governo italiano. Io ho bisogno per pagare e andare a Parigi. Contro il popolo. Non voglio Tunisia, non voglio Lampedusa. Voglio France, Germania, Italia, English. Non voglio Tunisia, non voglio Lampedusa. Anche Italia, Italia da sola non può fare niente per tutti quella gente. Il Comitato Europeo deve fare qualcosa per noi. Eh? Abbiamo anche aiutato la gente che sono arrivati da Libia. Ci sono di più di 20.000 persone dell'India, del Pakistan, di tutto il mondo. L'abbiamo aiutato, l'abbiamo dato da mangiare, dove dormono. E guarda noi adesso cosa è successo. Siamo in Europa, mica. In Africa l'abbiamo aiutato tutti. Perché nessuno aiuta noi adesso? Io, di Zarzis. 200 km dalla Libia, tutto il giorno di Libia, di egiziani che arriva, Bangladesh, di Egitto che arriva a Zarzis, come in Lampedusa, di tunisino che arriva a Lampedusa. Allora, per favore, per favore, per favore, per favore, io bisogno di euro stasera, stasera, perché stasera tutto il mondo a Lampedusa tutti i migratori vanno a fare la rivoluzione, stasera. Non c'è problema per me. 2 euro, una litra di benzina e metterla su e dopo prendere l'accendino, non c'è problema. Attenzione, attenzione per stasera, alle 8. Alle 8, attenzione, governo italiano, attenzione. Cioè, la domanda che mi viene che mi faccio, che mi pongo è quanto è una disorganizzazione o una non lungimiranza e quanto invece può essere addirittura scelta strategica, perché se pensiamo che comunque sono 22 km quadrati in mezzo al mare, quindi assolutamente sotto controllo, allora forse è una scelta politica e strategica quello comunque di riempire il più possibile questa isola, tanto comunque sono sotto controllo a minor costi, perché chiaramente, cioè, se tu pensi i trasferimenti, gli eventuali centri d'accoglienza da allestire sono soldi. Quindi io credo che sia una scelta ben pensata, quindi politica. Sono due ordini di problemi. Uno è sicuramente la vita di un'isola, di una popolazione che comunque si basa, appunto, come abbiamo detto, sulla pesca e sul turismo, quindi vede la stagione minacciata. Dall'altra però c'è un intervento umanitario che non possiamo non prendere in considerazione. Assolutamente, c'è un Maghreb che sta cambiando la storia, e a questo punto quanto dobbiamo mettere, cioè in una scala di priorità, ogni tanto forse anche pensare che siamo cittadini del mondo e non solo al nostro portafoglio. Questo sarebbe bello. C'è un vento che viene da sud, è inevitabile, il tempo è galantuomo, manda le fatture,
l'abbiamo usato, è, cioè, magari è il nostro posto delle vacanze, il posto dove abbiamo fatto accordi, il petrolio, baciamo gli anelli dei dittatori, e adesso però la gente viene a picchiare alla porta e gliela devi aprire, assolutamente.